Quando lo vanno ad arrestare si dichiara prigioniero politico. Non manca però, con rara eleganza, di complimentarsi con il brigadiere che per primo gli infila le manette. È il febbraio del 77 e Pierluigi Concutelli ancora non ha dato vita alla premiata coppia di killer con Mario Tuti. Per adesso si limita a distribuire schiaffoni ai rossi, trovando però il tempo di imbracciare un mitra e scaricarlo sul giudice Vittorio Corsio in una calda mattina romana del luglio 76. Perché proprio Corsio? Perché quel giudice ha scoperto l'intreccio tra massoneria deviata e neofascismo. È lui il primo a parlare, 3 mesi prima di essere ucciso, in un'intervista a Franco Scottoni dell'Unità, di una fantomatica loggia P2. A far tacere quel giudice ci pensa l'uomo nero. Tra quella sventagliata e l'arresto c'è l'incontro con il capo indiscusso di Avanguardia Nazionale, Stefano Delle Chiaie. Ma non è l'incontro della vita, quello avviene in carcere, dove da qualche tempo è finita anche la primula nera del terrorismo, il super ricercato Mario Tuti. Insieme a Novara mettono fine, strangolandolo, alla vita di Ermanno Buzzi, prima condannato, poi assolto per la strage di Brescia, ma colpevole soprattutto di delazione e omosessualità. Ma Concutelli non si ferma lì, perché per le spie c'è solo la morte, ed è quella la punizione riservata a un altro detenuto nero, Carmine Palladino. All'ex capo di Ordine Nuovo tutto ciò costerà ben 4 ergastoli. Dal carcere uscirà una prima volta nel 90, ma solo per 6 ore, il tempo di vedere la madre morente. Poi nel 2003, quando ha 59 anni, con il regime di semilibertà. Dirà molto tempo più tardi di non essere stato fermato da una pallottola né dalla sbarra della prigione. Piuttosto è stata la convinzione che tutto fosse uno sforzo inane. Sensi di colpa non ne ho, purtroppo, ma sensi di responsabilità e rammarichi quanti ne vuole. Chi ero io per fare il giudice, il boia e Dio? Chi ero io? Nessuno. Già, nessuno. Ho detto che ci stavamo per infilare nel pozzo nero, anche politicamente parlando, degli anni di piombo, anni in cui c'è stato raccontato. C'erano gli anni di piombo e il periodo delle stragi, poi sono periodi che in qualche modo si intrecciano e si accavallano. Stiamo parlando della fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, fino alla fine e all'inizio degli anni 80. Qualcuno ci è venuto a dire che c'era in corso in Italia una guerra civile, e cioè che c'era da una parte uno Stato che combatteva e dall'altro dei, tra virgolette, resistenti in qualche modo. Poi che fossero rossi o neri è un dettaglio che possiamo approfondire nel corso della chiacchierata che sto per iniziare, ma questo è, diciamo, alla grossa il senso della ricostruzione che qualche volta ci viene propinata. E ci viene propinata in maniera capziosa, perché non c'era nessuno che avesse dichiarato una guerra. C'erano dei soggetti, degli individui, delle persone che, diciamo, in qualche modo accecate, perché non riesco a trovare un altro aggettivo, dal furore ideologico rosso o nero, ammazzavano servitori dello Stato, fossero dei giudici, fossero dei poliziotti, o magari dei giornalisti, come nel caso di Walter Tobagi, per ricordare quello più clamoroso e non l'unico, perché fu preceduto ad esempio da Carlo Casalegno. Ma adesso non vi voglio rifare la storia. È per inquadrare il clima di quegli anni, dal mio punto di vista, che mi auguro condiviso anche da voi, nell'affrontare questa conversazione con una persona, perché di persona si tratta, non bisogna mai confondere le identità con i simboli, sempre di persone in carne ed ossa stiamo parlando, che si chiama Pierluigi Concutelli. Buonasera, buonasera. Concutelli. Sta per arrivare nelle librerie un libro che ha scritto con Giuseppe Ardica. Ardica. Io, l'uomo nero, una vita tra politica, violenza e galera. Concutelli è stato condannato, lo devo ricordare brevemente, a 4 ergastoli, 3 omicidi, quindi 3 ergastoli per 3 omicidi e 1 per insurrezione armata. Allora, Concutelli, prima di cominciare, possiamo prendere un accordo io e lei? Lei, prego, è un ex terrorista? Sì. Ma non è un ex assassino? Non si può essere ex assassini? Ma la categoria dell'ex assassino non esiste, ma la categoria dell'ex terrorista presuppone un tipo di azione che io non ho commesso. Il terrorismo è qualcosa, diciamo, che giova solo al potere. È una specie di cimento cieco
imposto un cilicio, una crocifissione imposta al popolo inconsapevole per demonizzare l'opposizione e gli estremisti, i cosiddetti estremisti. Il terrorista è colui che mette una bomba sul treno. Il terrorista è chi uccide senza rivendicare. Il terrorista è quello che diffonde la paura, lo sgomento nella gente vista come folla, come massa. Questo è il terrorista. Io sono un assassino, non ex assassino. Sono assassino e purtroppo assassino una volta, assassino per sempre. Questo non vuol dire che io voglia ripetere o abbia intenzione di ripetere certe azioni, assolutamente no. Però, altrettanto onestamente, le devo dire che chi esercita la violenza per prevalere su una parte e diciamo avvantaggiare la sua di parte, la parte d'appartenenza, è un assassino. Chi lo fa dalla parte del potere è un boia. Quindi sono due categorie poco simpatiche, poco emulabili, non da dare come esempio. Questo per rispondere. Quindi io ritengo di essere stato un assassino. No, chiedo scusa, lei non può ritenere di essere stato un assassino, questo dal punto di vista strettamente, diciamo così, terminologico. Lei è stato un assassino. Io sono stato un assassino, mi faccia No, dire. Prego, prego. E in quanto tale resto un assassino. Con questo le ho già detto che non ho nessuna intenzione di continuare. Mi può spiegare la differenza? Cioè lei non si ritiene un terrorista perché ritiene, e lo scrive nel libro, di non aver mai colpito vittime inermi. È corretto? No. Di non aver mai colpito, diciamo... In maniera indiscriminata? Persone non schierate. Non schierate. Perché chi è morto era inerme. In certi momenti, purtroppo, lei ha parlato di guerra non dichiarata. Quella era una guerra che non poteva essere dichiarata. Chi è Pinco Pallino, che non ha forza, non ha supporto, non ha armamento, non ha mezzi, non ha collegamenti per poter dichiarare guerra a un regime, un sistema, uno Stato, che poi dire Stato è un po' allargare la categoria in modo non di merito, perché lo Stato siamo noi. Quindi... Diciamo un sistema, scusi se ho dopo vecchi termini d'archeologia. Ecco, il fatto che per lei esistesse questo sistema legittimava il ricorso all'omicidio mirato? No, io penso di avere scritto questo libro soprattutto per inquadrare un'epoca, un ambiente e diciamo una società e inquadrare anche quello che c'era di opposto, negativo e antitetico a questa epoca, a questo ambiente, a questa società. Lei si ricorda i nomi delle tre persone che ha ucciso? Certamente. Ce li può ricordare per cortesia?